Grazie Presidente. Incapace di intendere e di volere, è tenuto a scontare 10 anni in una struttura sanitaria, la REMS. Questa è la sentenza emessa dal giudice Mattia Fiorentini nei confronti di Guilin Fang, 36enne di origine cinese, che nel pomeriggio del 22 agosto 2018 ha ferocemente ucciso Filomena Cataldi, mamma e compagna di 44 anni, tolta all'affetto della sua famiglia e ora, dopo la sentenza dell'11 giugno, vittima per la seconda volta. In quel tardo pomeriggio estivo, Filomena, aprendo la porta al suo vicino di casa, non immaginava certo che da lì a poco sarebbe stata picchiata e uccisa. Tutto è accaduto in pochi minuti in quella palazzina di San Polo di Torrile, nella Bassa Parmense, dove Filomena viveva col suo compagno e la figlia e dove il suo assassino abitava al piano di sopra con la moglie e i due figli. Lui, l'assassino, era convinto che Filomena e il suo compagno stessero tramando un piano per ucciderlo e, approfittando dell'assenza del compagno di Filomena, si era presentato alla sua porta e dopo un alterco l'avrebbe colpita e strangolata, infierendo poi sul suo corpo ormai senza vita con un oggetto contundente. Una tragedia che forse si poteva evitare, sì. Perché dalle testimonianze raccolte dagli inquirenti era apparso subito chiaro che l'assassino non era nuovo a comportamenti violenti, segnalati dai vicini di casa per le liti che avevano coinvolto spesso la moglie, oltre che buona parte del vicinato, tanto che qualcuno per questi motivi stava seriamente pensando di trasferirsi altrove. L'ossessione ingiustificata e malata di Fang ha posto fine alla vita di Filomena, alla sua quotidianità fatta di lavoro, affetti e famiglia. Tutto è cambiato da quel momento per i suoi familiari, che hanno dovuto arginare un'assenza incolmabile, un dolore incontenibile, nella speranza almeno di una sentenza equa per quel feroce assassinio, una sentenza che restituisse almeno un po' di giustizia alla memoria di Filomena. Ora i familiari di Filomena non devono solo fare i conti con il dolore, ma anche con la rabbia di una sentenza che non rende giustizia e che oltretutto li obbliga a portarsi addosso il peso di costi diretti e indiretti di questo tragico evento. Infatti, dal momento che il cinese è stato dichiarato incapace di intendere e di volere, quindi non processabile, ne consegue che non si arriverà a sentenza definitiva e perciò resta impossibile proporre domanda di risarcimento. Non posso e non voglio per tutto questo rimanere indifferente all'accorato appello che mi ha lanciato la sorella di Filomena, Rosangela, chiedendomi, in quanto parlamentare di Parma, di farmi portavoce in questo consesso, coinvolgendo anche le altre colleghe dei vari schieramenti, della urgenza e ormai inderogabile necessità di promuovere una campagna La ringrazio, si può dire che lei ha portato la voce della signora, grazie.